buonasera a tutti, vi ringrazio anzitutto per essere insomma venuti in questo giorno di metà agosto. È insolito organizzare degli eventi, però abbiamo ritenuto opportuno farlo soprattutto per avere l'opportunità di avere la seconda figlia di Quinto Amore che risiede al nord e quindi abbiamo approfittato che è qui in ferie. Abbiamo organizzato questo incontro anzitutto per come punto di partenza per la neonata sezione Ampi di Rocca Forzata, dove è stato approvato dal Comitato Provinciale dell'Ampi la costituzione della sezione Ampi di Rocca Forzata. Noi da anni come iscritti abbiamo sempre rinnovato la tessera alla federazione provinciale e un po' come premio di fedeltà insomma ci hanno concesso di organizzarci come sezione. Ovviamente questo comporta un impegno ancora più incisivo, che significa non organizzare il 25 aprile e 2 giugno festa della Repubblica, ma una serie di iniziative che noi abbiamo già intenzione e in programma di organizzare a partire già da settembre, perché a settembre ricorre l'80° anniversario dell'inizio della resistenza in Italia con l'8 settembre e l'armistizio. È partita la lotta di resistenza a cui hanno partecipato anche tanti meridionali, non a caso che la prima città ad essere liberata dall'invasore nazista è stato proprio Matera, vicino a noi, con un eccidio che ricorderemo il 18 settembre prossimo, e poi le 4 giornate di Napoli, e poi via via le altre città si sono tutte liberate dall'oppressione nazifascista. Perché parlare di Quinto Amore? Perché è una storia, oltre ad essere un mio zio e quindi una questione anche effettiva familiare, è particolare perché un po' come tutti i partigiani, alla fine della guerra, dopo aver compiuto un atto eroico realmente, anzi e tanti purtroppo ci hanno lasciato le pelli nelle città insieme ai propri familiari e tanti sulle montagne e tante anche purtroppo perseguitati non solo dai nazisti ma i collaborazionisti italiani anzi accentuarono i fascisti proprio la lotta contro specifica contro i partigiani con la formazione di varie bande, la più famosa la banda Koch che agiva a Milano e che incuteva terrore, bastava guardarli ed erano ammazzate solo perché si erano rivolti a loro per chiedere informazioni, prendevano solo ammazzate e basta, erano terribili realmente. Quindi parleremo di Quinto Amore e lo faremo grazie a un suo nipote, figlio della figlia di Quinto Amore. Però prima di iniziare do la parola al nostro compagno storico e cultore insomma della storia locale, non a caso ha fatto diverse pubblicazioni anche a livello locale e storici soprattutto, e anzi ha scritto anche un libro su un partigiano di Faggiano e anche della lotta alla resistenza, che è stato presentato nel 2019 se non sbaglio con precedente presidente provinciale Pinuccio Stea, e quindi lui ci parlerà un po', farà un'inquadratura dell'azione in lotta della resistenza nel Calavese, dove è interagito Quinto Amore insieme agli altri compagni della 47esima Brigata Garibaldi, cui faceva parte anche il fratello Libero, che è stato anche commissario politico della 47esima Brigata Garibaldi,
e di una sorella, Secondina, nome di battaglia Piera, che gli è rimasto anche nel corso degli anni, l'hanno poi sempre chiamato Piera. Passo la parola a Nicola Vergine. Signori, buonasera. Io ringrazio Roberto per l'invito che ha voluto rivolgermi. Ha ragione lui, inizialmente molto seccato. Dico, ma Roberto, parliamo del 18 agosto, lasciaci un po' in pace, no? Però vi era la necessità, stante la presenza dei parenti e dei comparenti del nostro partigiano, di svolgerla in questo periodo. E quindi, al di là di questa battutaccia, io ringrazio Roberto per l'invito, rivolgo un saluto al professor Riccardo Pagano, presidente dell'ANPI, e al giovane architetto D'Angiulli, nonché a voi presenti. Roberto mi ha un po' affidato qualcosa da dire sulla questione dei partigiani, più specificatamente nel territorio della Val di Susa, Canavese, ma anche delle Langhe, perché quello era un territorio molto ampio, molto esteso. È indubbio che il movimento partigiano si sviluppa, o quantomeno i testi che sono stati fatti si sviluppano, sono stati elaborati soprattutto su quanto è successo nel nord Italia. Parliamo della Liguria, dell'Emilia Romagna, del Veneto, del Piemonte, della Lombardia, anche se è necessario comunque ribadire questo aspetto. Perché nel momento in cui parliamo dell'azione partigiana settentrionale sembra come se i partigiani del centro-sud fossero stati avulsi dal non partecipare ai movimenti della resistenza. Così non è. E non è per un motivo fondamentale, badate amici, perché nel momento in cui c'è stato l'armistizio dell'8 settembre, successivamente il 9, il re d'Italia e il suo governo fugge dall'Italia, prima a Pescara, poi a Brindisi, l'esercito è sbandato, i soldati scappano in ogni dove, i prigionieri che si erano liberati scappano, i disertori, cioè l'Italia settentrionale diventa un territorio di sbandati. Poi si costituisce la banda armata, diciamolo pure, si costituiscono prima le bande armate, perché soltanto nel momento in cui si genera il Comitato di Liberazione Nazionale, allora nasce il movimento dei partigiani. E qui tutta una serie di cellule partigiane, GAPPI, SAPPI, Partiti d'Azione, un po' tutti i partiti che facevano parte, no, dell'azione antifascista, costituiscono i propri gruppi partigiani. Ecco, è qui che nasce anche la 47esima Brigata della Garibaldi, ce ne sono tante, parliamo di oltre 500 nuclei, 500 entità, soltanto i GAP e i SAP arrivano a circa 200, poi fino ad arrivare a 300.000 soggetti che partecipano alle bande armate. Quindi c'è una guerriglia, no, molto, molto radicata in tutto il territorio. E la 47esima, che intanto non era denominata, era solo
un nucleo partigiano. Poi accade che un certo soldato, Carlo Monzani, che faceva parte della 47esima, gli viene affidato un incarico per andare a trovare degli industriali in un comune della Val di Susa, quindi nel Canavese, e mentre va lì, da questa residenza industriale partono delle fucilate e viene ucciso a soli 20 anni. E quello il momento in cui la 47esima Brigata Garibaldi viene denominata a Carlo Monzani, di cui Quinto Amore ne fa parte. Ora, io volevo anche dire questa cosa, non dimentichiamolo, parliamo di Quinto Amore perché oggi amiamo dire Quinto Amore, ma consideriamo anche il pseudonimo importante di questo. Non c'erano partigiani con il loro nome e cognome, non potevano averlo. Tutti venivano caratterizzati con dei pseudonimi. Il nostro Quinto Amore, il suo pseudonimo era Billa, quindi il partigiano Billa della 47esima Brigata Garibaldi, perché avevano i nomi di battaglia, è ovvio, per non mettere a rischio le proprie famiglie, per non mettere a rischio sotto tortura, a fronte di una cattura, i propri compagni. Quindi loro conoscevano solo i nomi di battaglia propri e quelli degli altri compagni, giammai, no, le origini dei loro cognomi, della loro famiglia. Ora, detto questo, a me preme anche ricordare alcune cose che caratterizzano un po' la storia del partigianato e soprattutto anche della resistenza. Non me ne vorrà il professor Riccardo Pagano se estrapolo alcuni frammenti che sicuramente faranno parte delle sue conclusioni. In un libro che io ho fatto, non ricordo se è quello del 2019, lo cito perché io non ho mai venduto i libri, ho sempre ceduto gratis i diritti d'autore al mio comune, quindi questa mia osservazione non è in termini pubblicitari alla vendita del libro. Avevo intitolato, gli avevo dato, Riccardo forse non te l'ho mai parlato di questo, gli avevo dato la come titolazione del libro: Aldo dice, questo era il titolo del libro, Aldo dice 26 per 1. Una stranezza, no? Che cos'è questo titolo del libro sulla Seconda Guerra Mondiale, che parla di Aldo dice 26 per 1? 26 per 1 in effetti è un codice di comando che il Comitato Nazionale Altitalia, il Comitato di Liberazione Nazionale Altitalia, emana il 24 aprile del 1945. Aldo dice 26 per 1, quindi tutti i nuclei, tutte le divisioni partigiane ricevono questo telegramma. Aldo è un nome di fantasia, il telegramma dice: il 26 all'una di notte l'Italia insorge, c'è l'insurrezione, il popolo insorge, quello è il momento della liberazione dell'Italia. E allora, caro Roberto, caro nipote di Quinto Amore, noi salutiamo anche con gioia l'apertura della sezione dell'Ampi a Roccaforzata. Io credo che anche i comuni vicinori che non hanno la sede si può anche pensare di aderire. Però ha ragione Roberto nella sua esposizione.
noi abbiamo bisogno di tenere in maniera molto salda e fortemente ricorrente la questione, diciamolo pure perché non ci dobbiamo scandalizzare di questo, anche della questione politica, no? Perché a voi pare che non è politica parlare della resistenza, dell'essere stato partigiano? Perché non è forse a fronte di queste centinaia e centinaia di migliaia di giovani, ho poc'anzi detto che Carlo Monsani è morto a solo 20 anni, ma quanti insieme a lui? E grazie a queste centinaia di migliaia di persone che noi siamo qui in questa piazza a celebrare questo momento di memoria storica di Quinto Amore. E allora mi sta bene, ad esempio, anche qui io credo che tu più di tutti, avendo fatto 40 anni il docente universitario, noi abbiamo la necessità anche di far comprendere anche all'istituzione scuola che mi sta bene il fatto che si possa studiare Orazio Coclite, Muzio Scevola, l'Iliade, Omero, ma è necessario anche che la scuola possa proferire azioni di forte controllo e di rinnovamento, parlando del Rinascimento, del Risorgimento, della storia d'Italia, dell'unità d'Italia. Certo lo fa, ma io credo che no, non sia sufficiente. Stessa cosa io credo che debbano fare le istituzioni. E perché soltanto se noi abbiamo forte questo ricordo, e in un passaggio Roberto diceva, non pensiamo solamente a momenti di fermento relativi al 2 giugno, al 25 aprile, al 4 novembre, è una memoria quotidiana, perché grazie al fermento di quegli uomini, a quel sacrificio, ma voi immaginate, e poi finisco davvero, se non ci fosse stata la resistenza, se il popolo quel 26 non fosse insorto, se non ci fossero stati i partigiani, i nuclei armati, gli inglesi, gli americani avrebbero ridotto l'Italia come delle loro colonie. No, il popolo è insorto perché ha cacciato i fascisti, perché ha cacciato i nazisti, perché l'Italia ha dimostrato di essere unita, unica, sotto una sola stella, il tricolore. Grazie. Diamo la parola a Giuseppe D'Angiulli, nipote di Quinto Amore. Buonasera a tutti, vi ringrazio sia a nome mio che della mia famiglia della vostra presenza. Questa sera innanzitutto racconterò un lato che non tutti all'interno del nostro paese sanno e sono a conoscenza di mio nonno Quinto. Io personalmente sono cresciuto con l'idea di avere un nonno partigiano. Sin da piccolo mi è stato raccontato il fatto di avere un nonno partigiano. Questo perché io purtroppo non ho avuto il piacere e l'onore di conoscere bene mio nonno, in quanto avevo solo 2 anni all'epoca della sua morte. Quindi quello che io oggi vi andrò a raccontare fa parte di una sorta di patrimonio orale che appartiene alla mia famiglia e che è stato raccontato da lui in prima persona alle figlie e alla moglie innanzitutto. Questo patrimonio è, diciamo, stato riservato in particolare alla famiglia. Di solito ho sentito parlare di mio nonno all'interno del paese sempre riferendosi a questioni sportive, a questioni sociali, mai sul piano delle sue vicissitudini, appunto, partigiane.
Quindi prima però di raccontare quella che è la sua storia da partigiano e da combattente, è diciamo quasi necessario fare un passo indietro e delineare quello che è il contesto in cui egli è cresciuto. Quinto, come si può immaginare dal suo nome, è il quinto di 9 figli. Nasce in una famiglia semplice e umile nel 19 gennaio del 26 da Margherita Costa e Felice Amore. Giusto per indicare anche quali sono le date principali in cui questa storia, oltre a quella della Seconda Guerra Mondiale, si svolge, possiamo dire che la prima di queste 9 figlie nasce nel 1914 e l'ultima figlia nasce nel 1933. Perché sono importanti anche queste date? Perché nel 1914 nasce la prima figlia e nel 1915 il padre Felice Amore è costretto appunto a partire per la guerra. Il padre è titolare di una fabbrica di mattoni a conduzione familiare che opera nel territorio di Settimo Torinese. Ci viene data anche una testimonianza di questo anche da parte della pavimentazione della chiesa parrocchiale dello stesso paese. Quindi nel 1915 Felice Amore, già sposato e con una bambina, parte in guerra, abbandonando l'attività lavorativa naturalmente, che riprenderà non con pochi sforzi al suo ritorno. La sua origine operaia e l'ambiente sociale in cui vive e poi anche l'ambiente sociale che è prodotto di quello che è stata la Grande Guerra porta il padre di mio nonno a seguire gli ideali del comunismo. Questo è molto importante per la vita di Felice, ma anche per la vita di mio nonno, perché questo avrà ricadute tangibili sulla sua vita e sulle sue decisioni. L'idea del comunismo naturalmente si trasforma come nella realtà, nella pratica, in quello che è il dissenso sin da subito nel regime fascista. E naturalmente lo ricordiamo per dover di cronaca, ma con le leggi fascistissime c'è l'obbligo dello scioglimento di tutti i movimenti politici, c'è la censura, l'abolizione della libertà di parola, il ripristino della pena di morte e anche l'abolizione dei sindacati e del diritto di sciopero, che è diciamo uno degli aspetti principali per chi si sente ed è operaio in quel momento. Felice Amore rifiuta categoricamente la collocazione nel Partito Nazionale Fascista e questo gli costerà sempre in più parti del ventennio fasciste continue rappresaglie e naturalmente la perdita del lavoro, ciò che era normale per chi non si iscriveva anche forzatamente al partito. Mio nonno, a mia madre, a mia zia e a mia nonna ricordava sempre il fatto che il padre venisse prelevato spesso dalla sua abitazione con la forza e portato nella casa comunale dove veniva sottoposto a percosse e a torture, quale la più famosa ad esempio quella dell'olio di ricino. Lui non scende mai a compromessi. Qui già questo ci deve far comprendere come nella famiglia si è sempre in qualche modo respirata questa resistenza dell'oppressore, oppressore che in questo caso si può definire il concittadino che si aveva in casa, non era un oppressore esterno, era chi imponeva qualcosa, era la dittatura di quel momento. Quindi già anche nei figli
si instaura questa voglia di rivalsa, questa voglia di andare contro a un regime dittatoriale. Abbiamo detto che perde il lavoro, quindi la famiglia vive in un periodo che certamente non sarà stato idilliaco, in quanto il padre di Quinto e degli altri 8 figli è costretto a recarsi sulle rive del Po per raccogliere la sabbia per poi rivenderla a nero alle imprese, come spesso accadeva anche nei in tutti i territori d'Italia in cui non si scendeva a compromessi col fascismo. Quindi naturalmente ciò che vado, giusto per sottolineare, ciò che vado a raccontare è solo un piccolo tassello all'interno di una storia più grande, che va semplicemente a raccontare la storia di un uomo e di una famiglia che hanno preso parte attivamente alla resistenza, ma che possono essere semplicemente esempio di tantissime altre famiglie e tantissimi altri personaggi della nostra Italia che hanno combattuto per la libertà. Anche questo, libertà, si vede e si nota anche in uno dei nomi dei fratelli di mio nonno, che è Libero. Il padre, i movimenti e le sue ideologie portano a chiamare, come abbiamo visto, i figli anche con questi nomi, quindi ad allontanarsi anche dai nomi un po' più classici, quindi scegliere Amore Libero, anche lui si chiama Felice Amore, e portare anche il nome di Quinto Amore, quasi come a raccordare nome e cognome con quegli ideali di libertà. Quinto, quindi, sin da giovanissimo, mio nonno trova un lavoro normalissimo all'interno di quel contesto fascista in un'officina meccanica con il fratello maggiore Sergio, che a causa di problemi di salute non era idoneo al servizio militare. Al contrario, invece, il fratello Libero, appunto, il più grande tra i maschi, nato nel 21, si arruola. E questo, sempre in riferimento a quanto detto prima, è importante, perché dopo l'armistizio dell'8 settembre, lui, e come detto anche prima da Roberto, il fatto che lui era stato già militare, i militari che si arruolavano poi nelle file partigiane avevano in alcuni casi l'opportunità di avere dei ruoli più importanti. Infatti lui assume il ruolo di commissario politico della brigata. Questo si colloca in quello che è il contesto del periodo. Abbiamo fatto riferimento anche alla 47ª Brigata Garibaldi, che è quella di appartenenza del fratello Libero Amore e della sorella secondina conosciuta come Piera, che appunto gli verrà riconosciuto sempre questo nome anche dalla famiglia. E anche questo è importante, ricordare il ruolo delle donne all'interno della resistenza, in quanto mia zia appunto aveva il ruolo di staffetta, ruolo importantissimo per le brigate, per quello che era l'isolamento delle brigate nelle montagne, per un collegamento con quello che poteva essere anche la vita cittadina. Quindi nel 1944 l'Italia, come sappiamo, risulta divisa in due parti. Al sud gli alleati, al nord lo Stato, quello che veniva chiamato anche in quel periodo fantoccio della Repubblica Sociale, voluto da Hitler, con al capo Mussolini, ma governato con le forze e con le armi dei tedeschi. Naturalmente anche questo, la Repubblica Sociale imponeva l'arruolamento
dei ragazzi da 18 anni in su fino ai 60 anni. Quindi permane comunque la questione dell'obbligatorietà dell'arruolamento. Ecco appunto che ci sono i disertori. Uno di questo appunto è mio nonno. Mio nonno che nel 44 a 18 anni diserta, ma soprattutto in qualche modo utilizza la carta d'identità del figlio, no, del fratello minore per poter appunto viaggiare indisturbato verso le montagne e andare dal fratello che ormai da tempo faceva parte della brigata della 47esima brigata Garibaldi. E qui diciamo vi racconto uno degli aneddoti cari anche a quel patrimonio orale a cui facevo riferimento, che è appunto il momento in cui mio nonno insieme alla sorella Piera Staffetta si dirige verso le montagne. Abbiamo detto con una carta d'identità falsa, dove al posto della foto del fratello era stata apposta la sua di foto, si dirige verso le montagne con il treno e con la sorella. Mio nonno ricordava questo avvenimento con molta gratitudine, perché verso la vita e verso le persone che ha avuto anche la fortuna di incontrare lungo il suo percorso. In questo treno, nel suo scompartimento, c'erano appunto lui, la sorella e due suore. All'improvviso il treno si ferma per far salire dei soldati per perquisire il treno da eventuali disertori che si stavano dirigendo verso le montagne. Questo naturalmente sembra quasi una sorta di sceneggiatura di un film. Potete immaginare anche il panico che si crea all'interno dello scompartimento tra la sorella e mio nonno. Ma forse il destino era dalla parte della libertà e dalla parte di mio nonno. Infatti la presenza di queste suore è cruciale. Una di loro, infatti, forse leggendo la paura negli occhi di mio nonno o vedendo in qualche modo la paura anche nei movimenti tra mio nonno e la sorella, mentre i soldati si avvicinano allo scompartimento, una di queste suore prende di scatto mio nonno e lo infila sotto la sua veste. Quindi mio nonno si salva da un'eventuale fucilazione o comunque cattura grazie ad una suora. Come dicevo, ricorderà sempre con affetto questo gesto che gli salvò la vita e che al tempo stesso gli permise anche di ricongiungersi nelle montagne col fratello. Vedete, anche nei racconti dei partigiani che abbiamo sentito spesso in TV, nei vari documentari, letto nei libri, eccetera, la loro forza non era comunque tanto forte da sotterrare quella paura di morire. Anche mio nonno diceva sempre alle figlie e a mia nonna che in quei casi la paura di morire, di essere catturato, era veramente molto forte. E assieme alla paura di essere fucilato, di essere catturato, c'era anche un altro elemento caratterizzante le sue storie, che era la fame. Lui ricordava perfettamente la fame ed era, diciamo, grato a tutte quelle persone che durante i tragitti che la brigata era costretta a fare per appunto allontanarsi
da eventuali rappresaglie, era grato a tutte quelle persone, quei contadini che gli davano da mangiare, che erano dalla loro parte. Quindi non dobbiamo immaginare, a parer mio, anche questo è un atto di resistenza. Cioè non soltanto la lotta armata, ma anche aiutare questi giovani e questi uomini che andavano incontro alla morte col desiderio di libertà, che al tempo stesso venivano aiutati dal popolo comune, dai contadini. Quindi lui non vedeva soltanto come il nemico il nazista o il fascista, ma vedeva anche come nemico quello che era la fame. Infatti mia madre e mia nonna mi raccontano come lui si inalberava al fatto che si potesse buttare del cibo o il pane. Lui, come dicevo, non ha mai smesso di essere grato anche dopo, nonostante fossero passati tantissimi anni. Nei suoi racconti c'era sempre la gratitudine verso le persone che abitavano in quelle cascine, in quei percorsi, che aiutavano concretamente con il pane, con pezzi di formaggio, con minestre calde, con anche viveri in generale o anche il riparo dal freddo, la brigata e i partigiani. Lui reputava un privilegio avere un po' di fieno su cui riposare la notte, ad esempio. Qui va detta anche una cosa: mio nonno, in qualche senso, come il fratello e la sorella, appunto, sono stati anche fortunati nella loro sfortuna, perché insieme costituivano una famiglia. Non tutti avevano la fortuna di avere accanto, in quel momento di lotta, un fratello o una sorella, per creare anche quello che era un nucleo familiare di conoscenza, di qualcosa che potesse ricordare anche la famiglia e la casa di appartenenza all'interno della lotta partigiana e della resistenza. Adesso vi racconterò due aneddoti, due episodi che lo facevano commuovere e che sono anche esemplari per mostrare quello che era la resistenza e cosa i partigiani dovevano vivere. Perché, come dicevo prima, questo è soltanto un piccolissimo tassello di un puzzle molto più grande, molto più ampio. Il primo è avvenuto nel giugno del 44. Naturalmente il contesto è quello delle montagne, e la brigata alla quale mio nonno apparteneva viene intercettata da una pattuglia tedesca che tiene bloccata la brigata in un punto preciso delle montagne con le mitragliatrici, impedendogli di spostare. E questo dura per un po' di giorni. Il gruppo che era in quel luogo, appunto il gruppo di questa brigata, decide di dividersi per cercare anche di rispondere da più punti al fuoco con le poche armi messe a disposizione, ma lui rimane nelle montagne con un compagno ferito, non riuscendo a risalire insieme ai suoi compagni la montagna per trovare appunto rifugio. Nel frattempo mio nonno e questo suo compagno sono costretti a nascondersi dietro un masso sotto il fuoco nemico che lui ricorda costante. Il suo compagno non sopravvive ai colpi e lui è costretto a restare in quel posto insieme al compagno morto, accanto il compagno morto, per 4 giorni. Lui ricorderà sempre con commozione questo, perché immaginate di avere accanto a voi un compagno d'armi morto per 4 giorni.
Nel frattempo, il fratello libero, non vedendolo ritornare al campo, dopo due giorni si rende costretto, perché in qualche modo attendeva il suo ritorno, si vede costretto comunque a continuare con la brigata il suo cammino. Naturalmente pensa che il fratello Quinto sia morto e ne dà anche conoscenza alla sorella Piera, che ritorna a Settimo Torinese per avvisare la famiglia della morte. Piera, raggiunta la brigata, viene messa appunto a conoscenza, ritorna a Settimo per avvisare la famiglia e questo avvenimento, diciamo, lo ricorderà sempre sia mia zia che mio nonno, si fermerà al santuario di Santa Rita di Torino per lasciare una foto del fratello credendolo morto. Solo 10 giorni dopo riesce comunque a rincontrare la brigata e a ricongiungersi col fratello. Anche qui, nel contesto della disperazione della guerra, delle armi, della pesantezza, della fatica, del freddo, delle montagne, un po' di felicità nei cuori a volte si può vedere. Il secondo episodio parte dalla figura di mio nonno per trasferirsi su quella della famiglia. Infatti, nell'agosto del 44, quando in un altro spostamento della brigata, per ordine del comandante, mio nonno è costretto a separarsi del gruppo per sorvegliare un avamposto nemico, il gruppo per alcuni giorni non ha più notizie di mio nonno solo, e il gruppo non riesce ad avere più notizie del partigiano Quinto. Il fratello così decide una notte di tornare a Settimo Torinese pensando e credendolo a casa. Lui pensava che fosse tornato a casa dai genitori e quindi sentì in qualche modo l'obbligo di andare a casa a cercarlo. Arrivò a casa ma non lo trova. Quindi per l'ennesima volta l'idea di aver perso un fratello fa breccia nel suo cuore. Ritorna immediatamente sulle montagne, non così velocemente però, da non permettere a qualche spia fascista di avvisare l'esercito e i militari, che si dirigono di mattina presto nell'abitazione dei genitori e spinge, puntando un fucile alla testa, a tutti coloro che erano in casa nel cortile, tentando in qualche modo i genitori a dire dove erano nascosti i figli. In quel momento il padre di famiglia, Felice, era di fronte casa nel circolo del paese e vede la famiglia in pericolo, e lui inerme assiste a questa scena dove la famiglia è in pericolo e dove tutti i mobili dell'abitazione sono stati ammucchiati per essere incendiati. Anche qui il destino volle che una chiamata dall'esterno a coloro che stavano operando in quel momento, ai militari nazifascisti che stavano operando in quel momento, salva la vita a tutti.
lasciano la situazione com'era e il luogo senza sparare, dirigendosi presso la casa comunale. Nel frattempo, grazie all'aiuto anche che le varie staffette il lavoro delle varie staffette che svolgevano in quei luoghi, Quinto e Libero riescono a salvarsi e a riunirsi per la seconda volta. Un altro episodio molto significativo è che lui non è mai riuscito a spiegare nel concreto e a spiegare il suo stato d'animo e il perché di quell'azione. È significativo anche per comprendere in qualche modo sia il carattere di mio nonno che al tempo stesso anche la voglia di libertà verso se stessi e verso gli altri, perché anche in quel momento non dobbiamo dimenticare, nonostante anche tanti racconti che in qualche modo non rendono onore in qualche caso anche ai partigiani per azioni eccetera, però non dobbiamo ricordare che è un problema, che è una situazione di guerra, ma che al tempo stesso si è sempre uomini, si è sempre pronti a salvare la vita. Questo episodio è rimasto sempre molto impresso anche nel cuore di chi lo ha sentito, di mia nonna, di mia zia e di mia madre. Ed è quello di un incontro a faccia di mio nonno con un tedesco che avrà avuto più o meno la sua stessa età. Quindi stiamo parlando di circa 18-19 anni. In un combattimento in cui la brigata ebbe la meglio, si ritrova innanzi un giovane tedesco che non era riuscito a scappare, che però era rimasto disarmato e soprattutto impaurito, perché sapeva la sua fine quale sarebbe stata. Quindi di regola Quinto avrebbe dovuto prenderlo con sé, catturarlo e consegnarlo alla brigata. Questo però non avvenne e mio nonno, nonostante il tempo trascorso, nonostante e i numerosi anni, non riesce a capire perché e quale forza lo abbia spinto a lasciarlo libero. Ha permesso comunque una vita, nonostante nemica, di salvarsi. Nel frattempo, tra azioni di combattimento, fame, freddo e amici caduti, arriva la liberazione. Anche qui lui ricorda questo momento come un momento difficile, di transizione ma difficile, anche quando gli alleati arrivano fra le montagne. Infatti ricorda azioni che misero in difficoltà le brigate. L'Italia è in procinto di essere liberata del tutto e lui sfila il 6 maggio insieme a tantissime altre brigate a Torino liberata, facendo ritorno così a Settimo Torinese, dove riprende in mano la sua vita. In primis dedicandosi allo sport e diventando arbitro nazionale di bocce, cosa che forse qualcuno di voi ricorderà, ed entra a lavorare a Farmitalia come disegnatore. E qui ritorna preponderante anche la questione della fede politica e ideologica del padre. Infatti, ricordiamo in quel momento l'ideologia preponderante è quella della Democrazia Cristiana. Chi governava in quel momento era la Democrazia Cristiana, e quindi per lei soltanto le ideologie del padre viene licenziato da Farmitalia. L'evento scatenante che lui ricorda, e l'evento scatenante il licenziamento, è stato il funerale del padre, funerale
che non era religioso e che venne rifiutato per un funerale civile, come spesso accadeva al tempo per coloro che si sentivano, appartenevano al Partito Comunista. E quindi inizia poi la storia che mi piace raccontare in breve e che di cui gran parte di voi fanno anche parte. Dopo il licenziamento viene assunto in un'industria metalmeccanica, quella che è la Sigma, e che nel 1963 si ritrova e ha l'incarico di costruire l'Italsider a Taranto. Viene così mandato in trasferta nel capoluogo ionico e nella stessa ditta che operava i lavori di costruzione vi lavoravano anche numerosi nostri concittadini, tra cui anche Antonio Iacca. Questo è stato sottolineato anche da mia madre, giusto per ricordare Antonio di Lusacristano. Naturalmente io non so chi sia, non ho ricordo, che un giorno lo invita a Rocca e pochi giorni dopo, all'interno del tabacchino del paese, conosce Cecetta dello Tabacchino. Come tutti sapete, si sposano. Rimane qui, lavora prima come assistente meccanico a Righi e poi in una delle ditte dell'Italsider, in quanto lui non si sentiva libero di dar sfogo alla sua creatività all'interno della scuola. Grazie. Un'ultima cosa, legandomi alla figura di mio nonno, che a prescindere appunto dal luogo ricoperto dalla Resistenza, è stato anche un cittadino di questo paese. Mio nonno, appunto, da quello che mi viene raccontato dai parenti e a volte anche da persone del paese stesso, aveva un carattere abbastanza particolare. Appariva come primo impatto burbero, ma alla fine viene definito schietto. Aveva un linguaggio abbastanza colorito, capace di mettere anche in imbarazzo chi lo ascoltava. Ma chi lo ha conosciuto lo ha sempre definito una persona leale. Non piacevano le chiacchiere del paese e, grazie al suo particolare carattere, era conosciuto anche nei paesi limitrofi. Grazie al suo carattere, ma anche alle sue capacità lavorative che mi sono state sempre ricordate nel paese e che ha sempre espresso nella sua officina di fabbro sotto la sua abitazione. Mia nonna diceva che era sempre a disposizione di tutti, anche in orari che le diceva assurdi. Non ha mai rinunciato ad aiutare la comunità, e questo è abbastanza ricordato anche nel paese, soprattutto tra quelli che allora erano i giovani e che tra gli anni 60 e 70 hanno trovato in lui quello che può essere definito una sorta di alleato sportivo, con il quale si organizzavano tornei di calcio, di tennis e tanto altro. E di biliardo e di boccia. Una cosa che mi piace sottolineare è che a volte nel paese, sono cresciuto in questo paese, poi da qualche anno mi sono allontanato, ma sono a due passi, quindi sento sempre, sono al corrente, eccetera. Lui ha sempre messo a disposizione della comunità il suo lavoro e le sue passioni, a prescindere dal ceto sociale, ma soprattutto dall'ideologia politica di appartenenza.
questo paese è sempre stato caratterizzato dalla politica, anche in qualche modo, e secondo me in maniera sbagliata, divide il paese in due parti. E questo in qualche modo anche l'ANPI dovrebbe, quale presidio di libertà nei territori, dovrebbe in qualche modo identificare l'unitarietà della gente e del popolo, non identificare solo una fazione politica, precisamente. La politica, come si diceva prima, è stata caratterizzante. Oggi purtroppo quegli ideali non fanno più parte della nostra civiltà contemporanea, o almeno in parte. Parlo da giovane che spesso, parlando con miei coetanei, non vedono più un'ideologia di appartenenza politica. È forse il caso di ricordare anche questo all'interno del nostro paese. La politica non deve dividere, la politica deve unire, e si unisce soltanto, la comunità viene unita soltanto da quelle che possono essere anche eventi e, diciamo, eventi e questioni di comunità. Quindi, anche come appunto in qualche modo faceva mio nonno, mettendosi a disposizione di tutti, ognuno di noi in cuor suo si deve sentire in qualche modo responsabile della comunità e mettersi a disposizione di tutti. Un episodio che mi raccontava mia nonna Cecetta, e che in qualche modo dimostra anche chi era mio nonno, e in parte anche lei, era che a volte andavano da lui persone semplicemente per un manico della padella, che lui prontamente toglieva alle padelle di mia nonna e metteva alle padelle di chi era andato a chiedere soccorso, lasciando mia nonna padelle senza manico. Questo suo animo a servizio della comunità, a parer mio, può essere ricondotto appunto non solo al suo carattere, ma anche sicuramente a quell'esperienza che ha vissuto come partigiano. Non ha mai dimenticato di essere stato aiutato, e quindi ha aiutato. Non ha mai dimenticato lo spirito di sacrificio che ha mosso lui e tanti altri a liberare un paese dall'aggressione e dalla dittatura, e questa sua voglia di libertà e di comunità l'ha espressa verso il paese. Naturalmente la vita partigiana e le difficoltà che lui ha vissuto hanno segnato il suo corpo e il suo fisico, tanto da rendere la sua salute sempre più cagionevole, e che ha condotto comunque ad avere un ictus a solo 58 anni, e che ha costretto anche ad un allontanamento dalla vita sociale del nostro paese, e lui di questo ne soffriva. In quel periodo riusciva a parlare quasi soltanto il suo dialetto, che era incomprensibile per il nostro paese, e il fatto di essere inoperante, il fatto di essere lontano dalla vita sociale del paese, lo portava a star male. È venuto a mancare a solo 68 anni, dopo anni di malattia, però sempre non facendo mancare mai niente alla famiglia. Come dicevo all'inizio, non ho avuto la fortuna di conoscerlo come avrei voluto. Avevo solo 2 anni e mezzo quando è deceduto. E naturalmente avrei, anche per una questione di passione verso la storia e verso questi episodi, avrei voluto sentire da lui questi racconti e magari volergli bene come l'ho voluto a Cecetta.
una cosa che è sempre stata sottolineata da Cecetta è che mio nonno si sentiva un estremo difensore della patria. Sentiva di aver fatto parte di un evento necessario e obbligato. E come lui ricordava, aveva messo a disposizione la sua vita per vedere l'Italia libera. Infatti, il 25 aprile, per lui, era una delle feste più importanti e aveva il massimo rispetto per le forze dell'ordine e credeva pienamente nella libertà. L'unico suo rammarico che esprimeva con le figlie o con chi gli era accanto era vedere come con gli anni gli ideali sociali di libertà, di giustizia per cui lui e tanti come lui avevano combattuto sono stati appunto stravolti dalla politica. Di lui purtroppo abbiamo poche foto del periodo partigiano, se non alcune che lo ritrae ad esempio il giorno della liberazione di Torino e che avete visto sulla locandina. È una cosa che naturalmente in pochi non sanno, è che il suo fazzoletto e la sua coccarda con le punte rosse che segnavano l'appartenenza alla brigata e che era stata ricamata da lui stesso e con orgoglio, oggi riposano con lui. Naturalmente, come diceva Roberto, questo evento e queste parole possono sembrare anche soltanto un elogio a una persona importante per me, per noi, perché fa parte della nostra famiglia. Però, come ho sottolineato più volte, questo è soltanto uno dei piccoli tasselli, dei piccoli racconti che hanno portato il nostro paese alla libertà, anche a costo della vita. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Ecco perché l'ANPI è un avamposto di libertà all'interno del comune, a prescindere da fedi politiche o fazioni ideologiche. E vorrei terminare questo mio intervento, scusate se sono stato un po' prolisso. Vorrei terminare con un episodio che mia madre e mia zia mi hanno raccontato con estrema commozione, che va in quella sfera che può essere definita appunto come segno, come coincidenza, eccetera, ma che è comunque significativa. Poi ognuno ci vede quello che vuole, no? Quindi le figlie l'hanno visto in qualche modo in questo senso. Il giorno della sua morte, durante il tragitto dalla camera mortuaria dell'ospedale di Taranto fino a Rocca, in momenti differenti del percorso, l'auto che trasportava appunto il feretro ha incrociato tutti i corpi militari, dai carabinieri ai finanzieri, dall'aeronautica all'esercito, anche la polizia. E al suo passaggio i vari corpi militari hanno fatto il saluto militare. Mia madre, ricordando sempre questo episodio, mi dice sempre è stato un segno, una sorta di ultimo saluto da parte della sua patria, la patria che lui aveva contribuito a difendere e a liberare e che la salutava per l'ultima volta. Grazie. È dura riprendere insomma un discorso dopo le parole di Giuseppe che hanno delineato le caratteristiche, il carattere non solo del partigiano Bill, di quello che ha fatto nel Canavese
nella lotta alla resistenza per liberare l'Italia, ma anche l'aspetto umano, che è quello che più, anche che ricordo io in modo particolare. Ho detto prima, sono un nipote diretto, quindi io, se ad esempio ho questa passione per il disegno, la pittura, ce l'ho grazie a lui. Lui a 3 anni già mi ha messo una matita in mano, mi ricordo che il primo disegno che ho fatto fu un topolino, cioè proprio topolino di Walt Disney, e ce l'ha insegnato a tutti i cuginetti, e ha detto imparate questo qui, perché poi vi appassionate alla, perché lui amava, a parte che era un disegnatore, e amava disegnare appunto, e ci ha tramandato questa passione. Io l'ho recepito molto bene, però lui è stato davvero non solo uno zio, insomma, ma una persona squisita che ha aiutato tanti giovani, anzi mi nascondo che la sua officina era meta di tutti i ragazzi di Rocca. Si rompeva un sellino lui, perché era l'unico che aveva il saldatore, e quindi riparava il sellino, e quindi riparava la ruota, e quindi riparava tutto, insomma, aveva un po' tutto. Anzi, poi si era procurato anche un tornio, quindi l'unico tornio forse di tutti i comuni lì vicini, insomma, e quindi era specializzato anche a ricostruire dei pezzi particolari. Poi lui l'ha fatto come professore, quindi e poi tanti giovani che grazie a lui si sono avvicinati allo sport, ha sempre dato dimostrazione di attaccamento alla comunità, cercando di unire e mettere in pace i tanti giovani, ha organizzato i tornei e tante attività collaterali che veramente ha lasciato il segno. E a tal proposito, veramente mi avevo chiesto di intervenire anche una figlia, Cristina, che vuole aggiungere 2 parole sull'aspetto proprio personale, visto che è la figlia diretta. Parola a Cristina. Buonasera. Buonasera a tutti. Sono Cristina Amore, secondogenita di Quinto. Quando ho sentito di questa serata in memoria della vita da partigiano e della persona di mio padre, ho apprezzato davvero molto il pensiero del gruppo Ampi di Rocca Forzata. Infatti, questa sera mio nipote Giuseppe vi ha raccontato della storia e persona di Quinto. In quanto Quinto, noi figli siamo soggetti a molta commozione quando ricordiamo e parliamo di nostro padre. Nonostante ciò, ora mi piacerebbe condividere con voi un aspetto personale di Quinto. Infatti, come padre, ha raramente mostrato i suoi sentimenti ed affetti, magari proprio per il suo passato non troppo semplice. Ma nonostante ciò, da figlia, posso dire che Quinto ci ha trasmesso i principali valori, quale la condivisione assoluta familiare e sociale, lo spirito di resilienza e soprattutto il senso di altruismo. Ora da madre, anche se in un contesto sociale differente e di fondata importanza, trasmettere alle generazioni future tutti questi principi che sono stati il punto di forza della resistenza italiana. Quindi vorrei ringraziare a voi tutti e l'Associazione Ampi per tenere viva la nostra storia e raccontare questi eventi a persone e le generazioni future. Grazie. Delle foto giusto da dietro. Allora, prima di passare le conclusioni al presidente provinciale, il professor Riccardo Pagano, vorrei giusto salutare e invitare qui per un saluto al vicepresidente dell'Ampi di Taranto, nostro Beppe Lazzaro. Buonasera a tutti, grazie. Una serata alla quale non potevo mancare, che dimostra in maniera lampante la partecipazione a un evento importantissimo come ricordare questo partigiano
Quinto Amore, partigiano Bill, ma quello che ha fatto anche per il paese, dimostrando che è vero, hai ragione Giuseppe, l'ANPI non è uno schieramento politico. Alla lotta partigiana, alla liberazione del paese, non hanno partecipato solo i comunisti, ma c'erano tutti, c'erano i democristiani, la brigata Maiella, per dirne una, era una brigata partigiana che non aveva commissario politico. Però l'ANPI ha un solo faro, un solo nord, che è la Costituzione della Repubblica. Se rispettano la Costituzione della Repubblica, noi siamo con tutti, siamo favorevoli a tutti. Grazie, buona serata. Grazie mille. Ora le conclusioni al presidente provinciale ANPI, il professor Riccardo Pagano. Sì, buonasera, io innanzitutto ringrazio Roberto per l'invito e preannuncio a Roberto che questa è soltanto un'anteprima, perché la costituzione della sezione di Rocca merita poi un momento ufficiale, perché dobbiamo costituire gli organi della sezione e il mio impegno, l'impegno del mio direttivo, del nostro direttivo, del vicepresidente, è proprio quello di aprire più sezioni dell'ANPI nella provincia di Taranto. Quella di Rocca e segue a quella di Grottaglie, quella di Grottaglie ha fatto seguito quella di Statte, adesso Rocca, e speriamo di poter ancora aprire altre sezioni dell'ANPI. Questo perché vogliamo fare proseliti, abbiamo interessi di chissà quale natura? No. L'ANPI è un'associazione che ha un passato storico glorioso, è nata nel 1944, in piena guerra ancora, e ha come suo obiettivo principale soprattutto quello di difendere, di custodire la memoria e i valori della nostra resistenza, quella resistenza che poi ha dato vita all'Italia repubblicana che tutti quanti noi conosciamo. Forse molto spesso si dimentica un dato importante nella nostra storia. L'Italia ha una Costituzione, come diceva Peppe, che è il nostro punto di riferimento, ma la nostra Costituzione non è come le altre. Non è come la Costituzione tedesca, non è come la Costituzione francese. La Costituzione italiana è antifascista. È nata per essere una Costituzione antifascista, dichiaratamente antifascista. Anche se, guardate, nella Costituzione non si fa esplicito riferimento al fascismo se non in alcuni passaggi come la 12ª disposizione transitoria, dove si dice che è vietata la ricostituzione del partito fascista, né tantomeno si può dar luogo a qualsiasi ipotesi di governo fascista, ma tutti gli articoli della Costituzione, dal primo all'ultimo, sono dichiaratamente antifascisti. E questo va detto in maniera molto chiara, in maniera molto esplicita. Allora questo che cosa sta a significare per noi dell'ANPI? È un impegno notevole. Guardate, io nella mia vita ho avuto la fortuna di ricoprire diverse cariche a livello universitario, però quando ho avuto, l'ho sempre detto Peppe, quando sono stato nominato presidente dell'ANPI, questo per me è motivo di orgoglio, ma è soprattutto di grande responsabilità, perché l'ANPI non è un'associazione tra le altre, ce lo possiamo benissimo dire. L'ANPI ha un compito fondamentale e un ruolo altamente politico. Il ruolo dell'ANPI è forse il ruolo più politico in assoluto, proprio perché difende quei valori che hanno fatto parte del nostro DNA democratico. Diceva Peppe prima, l'Italia, la resistenza è stata fatta da tutti coloro i quali si sono riconosciuti nell'antifascismo, dalle forze democratico-cristiane, alle forze repubblicane, alle forze socialiste, alle forze comuniste. Erano tutte presenti nelle varie brigate, hanno lottato, hanno combattuto insieme. Certo, ci sono stati problemi, è inutile nasconderlo, no? Nei comitati di liberazione nazionale Alta Italia, eccetera, comitati di liberazione nazionale, c'erano problemi, ma erano problemi politici di natura dialettica tra le varie componenti, ma l'obiettivo era solo uno, quello di fare
abbattere il regime fascista, di mandare via dall'Italia i nazifascisti, e questo non lo dobbiamo mai dimenticare. Il compito dell'ANPI oggi è un compito molto difficile, perché si trova in questo momento storico particolare. L'ANPI vive una stagione non facile per tutta una serie di motivi che ben potete capire. È partito dal problema della guerra, ci sono stati attacchi al presidente dell'ANPI per la posizione che ha assunto nei confronti della guerra, perché l'ANPI riprende l'articolo 11 della nostra Costituzione, e sull'invio delle armi non sempre c'è molta chiarezza. Sull'invio delle armi, sullo spreco enorme di denaro per le armi, anche questo dobbiamo metterlo in evidenza. Ma questo è un discorso molto più complicato. Ma ci sono altri aspetti che riguardano la vita dell'ANPI oggi, che noi affrontiamo nei nostri incontri a livello nazionale, che ci fanno preoccupare. Noi non possiamo ignorare quello che è accaduto negli ultimi mesi. E non è una questione soltanto partitica o politica, è un fatto rilevante per l'Italia. Noi non possiamo permettere e consentire che il Presidente del Senato dica quello che ha detto su Via Rasella, che quelli erano una banda di musici che cantavano, che non... No, era la polizia del nazismo, erano i poliziotti dell'esercito nazista quelli lì, erano ragazzi da 23 a 44 anni, non erano vecchi ubriachi come ha detto il Presidente del Senato. E quindi non è vero quello che lui ha detto, e un Presidente del Senato non può consentirsi di dire queste cose. Non possiamo noi non sentire dal Presidente del Consiglio in carica, quando, il 2 agosto, quando non dice una parola sulla matrice neofascista di Bologna. Non è consentito questo, quando quella matrice neofascista è stata accertata. Non possiamo accettare che il rappresentante istituzionale del Lazio dica quello che ha detto sulla strage di Bologna, dicendo che non erano colpevoli, quando c'è stata una sentenza della magistratura che riconosce quelli colpevoli di matrice fascista. Quindi queste cose non è possibile accettarle, non è possibile accettarle, ma non per questioni di schieramento politico, non è possibile accettarlo in un'Italia che ha detto no a quelle cose, un'Italia che ha negato di essere, che di volere accettare la minima idea della presenza fascista in Italia. È vero, quello che è accaduto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale va capito, va studiato. Molto spesso si cita il decreto che volle il ministro di giustizia di allora, Togliatti, per la pacificazione dell'Italia, no? Perché l'amnistia, la famosa amnistia. È vero, ci fu l'amnistia, altrimenti non avremmo potuto aprire gli uffici pubblici. Anche questo va detto, no? In quel momento l'Italia non aveva impiegati pubblici, perché erano tutti iscritti al Partito Fascista. Erano stati tutti iscritti al Partito Fascista per obbligo, non per scelta, per obbligo, perché o ti iscrivevi o non mangiavi o non lavoravi. Quindi non potevi non essere iscritto. Allora che cosa doveva fare il Ministro di Giustizia dell'Italia nuova, della nuova Italia, se non emanare un decreto, una legge con la quale si dava l'amnistia a coloro i quali si erano iscritti non per libertà ma per obbligo? E quindi questo è un aspetto. Ma poi noi Italia Repubblicana, della Costituzione Italiana Repubblicana, abbiamo consentito che in Parlamento ci fosse un partito che si richiamava dichiaratamente al fascismo, e cioè il Movimento Sociale Italiano. Noi lo abbiamo consentito, ma perché? Perché noi siamo per la libertà, perché noi siamo per la libertà, per le idee, per la diffusione, per la dialettica tra le idee. Noi abbiamo consentito tutto questo. Allora guardate, su queste cose non si scherza. L'Italia è una repubblica democratica antifascista, dichiaratamente antifascista. Noi non consentiremo mai a nessuno di poter neanche lontanamente pensare che si possa fare marcia indietro in Italia. Allora tutto quello che sta accadendo in questi mesi è soltanto vergognoso. È soltanto vergognoso che si senta parlare qualcuno di sostituzione etnica, o si sentono dire altre cose che sono di una nefandezza unica. Noi non lo possiamo accettare. Il ruolo dell'ANPI in questo momento è un ruolo altamente politico.
proprio per quella politica a cui si faceva riferimento prima, e noi difenderemo fino all'ultimo i valori della nostra Carta Costituzionale. Quindi ben vengano, Roberto, tante altre sezioni dell'ANPI, proprio perché l'ANPI ha questo ruolo fondamentale sul territorio italiano, e non solo, perché ha anche delle sedi a livello europeo l'ANPI, perché insieme ai partiti antifascisti dell'Europa l'Italia collabora per diffondere questi valori dell'antifascismo a livello della nostra Europa, che difficilmente ancora stiamo costruendo. Allora guardate, tutto questo noi lo dobbiamo tenere presente, noi non possiamo ignorare i valori sui quali noi abbiamo costruito la nostra Italia, i valori per i quali quegli uomini come il vostro partigiano, per i quali quei partigiani si sono battuti e sono anche morti. La guerra di liberazione è costata la vita a tanti uomini, e perché lo hanno fatto? In nome di che cosa? Perché volevano un'Italia diversa, volevano dare ai loro figli un'Italia diversa, volevano dare ai loro figli un'Italia libera, un'Italia democratica, un'Italia all'interno della quale tutti potessero esprimere liberamente le proprie idee, ma mai idee che potessero richiamare lontanamente tutta quella vergogna del ventennio fascista italiano. È stata una vergogna per l'Italia quella, e non lo dobbiamo mai dimenticare. Allora, Roberto, noi torneremo qui per costituire la sezione dell'ANPI, noi torneremo qui come andremo in giro per tutta la provincia di Taranto, per difendere i valori della nostra Carta Costituzionale, per difendere i valori della libertà, della democrazia, della sussidiarietà, del volontariato, di tutto, della... Guardate, quello che noi stiamo... ci sono fenomeni strani che stanno accadendo, ma voi avete sentito quella cosa pericolosissima che si paga per andare al pronto soccorso? Avete sentito una cosa del genere? Cioè, se tu paghi, hai una corsia preferenziale al pronto soccorso. E questo vuol dire che quel sistema sanitario nazionale che noi abbiamo voluto nel 78, quel grande sistema voluto oltretutto da una partigiana, da Lanselmi, che era ministro, la prima donna ministro, ebbene, quel sistema sanitario nazionale noi lo dobbiamo difendere a tutti i costi. Non dobbiamo consentire queste cose. Altra cosa, autonomia differenziata. Se passa l'autonomia differenziata, il Sud è morto. E il Sud ha ancora ritardi, retaggi da superare, notevoli, le infrastrutture, i treni. Dove stanno? Dove stanno qui? Come ci possiamo muovere noi? Per andare noi a Roma, a Milano, come facciamo? Dobbiamo fare i salti mortali. Quindi questo è ancora un altro problema grossissimo legato ad un altro aspetto, perché è uno scambio tra i partiti attualmente al governo, il semipresidenzialismo, che è un altro aspetto molto ma molto pericoloso, perché mette in discussione quelli che sono quei principi e quei valori a cui facevo riferimento. E guardate, oggi ci stiamo rendendo conto di un errore enorme che ha fatto il Parlamento precedente, quello di ridurre il numero dei parlamentari. Noi abbiamo detto che per il populismo dovevamo ridurre il numero dei parlamentari, adesso il Parlamento non riesce a lavorare, il Parlamento ha difficoltà a riunire le commissioni, hanno dovuto ridurre il numero dei gruppi per la composizione dei gruppi. Ma tutto questo noi ci rendiamo conto, perché chi ha fatto quella Costituzione e chi ha voluto quel numero dei parlamentari l'ha fatto sulla base di un'Italia che era, diciamo, neanche grande quanto oggi come numero di popolazione, eppure quel numero di parlamentari era suddiviso per le varie circoscrizioni. Abbiamo ridotto il numero dei parlamentari e il Parlamento ha difficoltà a lavorare. E questo che cosa significa? Che se non lavora il Parlamento, tutti gli atti sono del governo. E quindi il semipresidenzialismo è strisciante, avviene in maniera strisciante. Cioè non è più il Parlamento che legifera, il Parlamento non fa altro che approvare gli atti che vengono dal governo, è il Parlamento che la leggiamo a fare noi.
L'Italia è una repubblica parlamentare, anche questo molto spesso ce lo dimentichiamo, no? Allora guardate tutti questi aspetti, se voi li mettete insieme ci rendiamo conto che problemi ci sono, però l'ANPI c'è per difendere quei valori, per tenere sempre il campanello allertato e poi troviamo sempre chi comunque risponde ai nostri appelli. Ma noi non ci tireremo mai indietro, state certi. Grazie. Grazie Riccardo. Ora a conclusione, come sezione ANPI di Rocca Forzata, vogliamo rendere omaggio al partigiano Bill e consegnare una targa alla memoria di Quinto Amore alle due figlie Marilena e Cristina. E invito Mimino Manzo, che è il più anziano tra gli iscritti, ma soprattutto lui è nipote diretto dei due antifascisti di Rocca Forzata che furono arrestati nel 1928, il nonno e la nonna, Francesco Manzo e Maria Camera Schirano, furono arrestati dalla polizia fascista e condannati dal tribunale speciale a 2 anni di carcere. E noi dobbiamo ricordare queste persone che con dignità hanno portato avanti i loro ideali, come anche ha fatto la famiglia di Quinto Amore, che per una loro ideologia e non essere allineati al Partito Nazionale Fascista hanno dovuto subire anche questo. E i nonni di Mimino Manzo purtroppo si sono fatti 2 anni di carcere. Quindi diamo le due targhe, dai, una a Marilena. Aspetta, se volete. Quest'altra invece a Cristina. Dai Cristina, avvicinati. Va bene, vi ringraziamo tutti e ci scusiamo per questa incursione estiva nelle vacanze di parecchi, delle ferie di molti di noi, però è stata comunque una piacevole serata e abbiamo avuto modo di ricordare una persona a noi cara. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie.